90 anni e più di calcio aquilano, un volume scritto a quattro mani da Dante Capaldi e dal professor Enrico Cavalli, presentato nei giorni scorsi a Scienze Umane all'Aquila. Il libro contiene molti documenti, anche foto originali dall'archivio di Dante Capaldi. L'intento degli autori era anche quello di contestualizzare il calcio aquilano dal punto di vista sociale. Un calcio che è stato glorioso, che è tornato in basso, che dal basso ha saputo ripartire. Nel libro sono contenuti aneddoti, fatti inediti, risultati agonistici, ma anche profili di atleti, tecnici, dirigenti rosso-blu. A raccontare un percorso calcistico secolare che due autori hanno saputo ricostruire sapientemente. Diciamo che questa terza edizione completa un trittico sulla storia dell'Aquila Calcio. 90 anni sono tanti e in questi 90 anni sono accadute tante situazioni, tante cose che in effetti noi abbiamo cercato di mettere in evidenza. Ha fatto una bella relazione il preside della facoltà di sociologia dell'Università di Chieti Pescara, professor Ezio Sciarra, e ha fatto anche un intervento molto interessante il presidente, l'avvocato De Paolis. Grazie, è un impegno insomma importante, come ben hai detto, che abbiamo svolto con Dante, con il collega, insomma con il grande professore preside di lungo corso giornalista Dante Capaldi. Non è stato facile, abbiamo cercato di descrivere insomma questo percorso di più di 90 anni del calcio aquilano, contestualizzandolo con l'ambito sociale, con l'ambito storico. E forse la nostra ambizione non è soltanto quella di presentare un lavoro a tutti gli aquilani e gli sportivi, ma anche a chi in qualche misura vede lo sport e il calcio come un fenomeno appunto di sociale, un fenomeno culturale, quindi non è soltanto un libro per gli sportivi, ma è un libro appunto adatto a qualsiasi tipo insomma di lettore, almeno questa è la nostra ambizione,